singolo femminile. Acqua 2 per la campionessa olimpica del mondo, la ceca Mirka Knapova. Acqua 4 per la leader classifica di Coppa del Mondo, Eleanor Logan. Non saranno le uniche, qui bisogna fare attenzione. Acqua 1, Nuova Zelanda per Emma Twigg. Eccola qui. Acqua 2, vi dicevo, per la ceca Mirka Knapova. Titolo mondiale e all'oro olimpico per lei. Acqua 3 per l'australiana Kim Crow. H4 per la statunitense Eleanor Logan, e poi in H5 e H6 l'australiana Magdalena Lobbing e la cinese Xiun Zhang. Repubblica Ceca, Stati Uniti, poi? Qui bella gara, io credo Australia. Quest'oggi la Kimmy Crow è di sicuro l'atleta più in forma, lei che a Londra gareggiò in due specialità, doppio e in singolo, portandosi a casa ben due medaglie, e argento e bronzo. Oggi credo sia quella più in forma, dal crono delle semifinali di sicuro. Tra l'altro è medaglia di bronzo olimpico, è stata una delle più rapide di questa finale di stagione. Molto bene a Sydney, ha vinto ad Amsterdam due settimane fa, dove Twigg era la seconda e Napova a quarta, peraltro, quindi esatto. Le avversarie sono tutte qui, ci riprovano. Lei che è un atleta dalle leve lunghissime, anche dai 1,90 m per 80 kg circa. Vediamo l'incertezza della partenza, la barca è ferma, bisogna avviare la barca, bisogna prima sentire la barca per poi dopo iniziare a tirare con energia. Se si dà uno strattone si rischia di, come si è visto adesso, di dare un sussulto sbagliato alla barca, un impulso sbagliato alla barca. E infatti l'americana paga una partenza lenta mentre sono schizzate avanti tutte le altre. Lobbing sembra partire meglio delle altre, poi in acqua 3 Kim Crow, Logan, Zhang, Napova, Twigg. Mirka Knapova, partenza tranquilla la sua, mettiamolo così. Ai sì. 375 metri l'austriaca Lobbing è davanti a tutti. Sì, l'austriaca quest'anno sta dimostrando di essere in grande forma. Ha dimostrato già gli europei e le prime coppe del mondo. C'è da dire che la Knapova non è nella forma degli ultimi due anni, dove l'ha portata a vincere sia i mondiali che i giochi olimpici. 500 metri. Austria, Australia, Nuova Zelanda, USA, Repubblica Ceca e Cina. Tre pigi in meno di un secondo. Ecco ora l'austriaca a fare il ritmo al momento. Risale Kim Crow, lo avevi anticipato. Sì, però una bella gara fino adesso, perché comunque ci sono tre imbarcazioni per la prima posizione, subito dopo a seguire le altre due. È staccata forse solo la cinese. È bello lo stile di voga di questa atleta, potrebbe sfruttare un po' meglio il busto, ma di sicuro va a prendere l'acqua lì. Fuori, bene fuori dai bordi, quindi quasi con i remi paralleli all'imbarcazione. Molto meno lunga l'azione di questa ragazza, della Emma Twigg. Vediamo più concentrica, meno lunga rispetto alla Kimmy Crow. E Lobbing sembra cedere qualcosina adesso. L'attacco di australiana e neozelandese. Piano piano a risalire. È lunga ancora, eh? Sì, poi nel singolo femminile la gara è lunghissima. Dura più di 7 minuti, anche se c'è una brezza di favore. Il miglior crono fatto mai registrare su 7.07 della atleta della Romania, ma di sicuro oggi queste ragazze andranno più o meno vicine a questi tempi.
sono lì tra l'altro in quattro ancora in lotta per la addirittura del primo posto. Onestamente, secondo me siamo in metà gara. Prova a fare un pizzico di selezione in più Nuova Zelanda e l'americana. Tentano Eleanor Logan e King Crow, adesso prova ad andare via con Emma Twigg in acqua 1, che prova a tenere il ritmo delle principali avversari. Sì, non è male la sua azione, è un'azione abbastanza potente. Adesso sta venendo fuori l'atleta dell'Australia, come ti dicevo, lei che può sfruttare una lunghezza incredibile. Adesso è salita leggermente di colpi, vuole prendersi quella barca di vantaggio che la mette un attimo più in sicurezza per poter gestire e controllare le avversarie dal davanti. Non riesce però a staccare Eleanor Logan, mezza barca di vantaggio c'è, mezza barca di vantaggio rimane, anche se la storia non la vedete, decisamente più rapida, 16.6 km orari contro 16 netti. C'è luce tra lei e Logan, non c'è invece con Emma Twigg. Bisogna aspettare ancora un paio di centinaia di metri per capire se quel vantaggio possa resistere o meno. Sì, sta incrementando adesso la sua azione, il suo colpo in acqua. Sempre bella lunga, sempre bella potente. Potrebbe, come ti dicevo, sfruttare ancora un po' meglio il busto, ma adesso c'ha un po' di luce per la sua poppa e la prua della barca dell'americano. Australia, USA, Nuova Zelanda in meno 3 secondi, poi Repubblica Ceca, Austria e Cina. Zhang è scomparsa da subito, la cinese. Vedete lì davanti, la lotta è apertissima, almeno per la seconda piazza, perché la prima ormai... Vedi l'incertezza dell'arrivare all'attacco dalla parte della ragazza americana, comunque non è un'azione fluidissima, potente, riesce comunque a far andare forte la barca, ma guarda invece come prende l'acqua bene aperta la ragazza australiana, una differenza di tecnica notevole. Questo è il gap che c'è tra questa atleta e l'altra. Sicuramente una barca di vantaggio dipende soprattutto da un'interpretazione della voga così pulita, così disinvolta da parte dell'australiana, magari meno potente rispetto all'americana, ma sì, tecnicamente di sicuro più produttiva. 1750 metri, Nuova Zelanda all'inseguimento di USA ed Australia, anzi Nuova Zelanda che metterà dietro gli americani probabilmente, e Australia che risale. USA, eccoli lì, Nuova Zelanda, ma lì davanti Repubblica Ceca in acqua 2, nascosta fino adesso. Sì, la campionessa olimpica che non ci sta a non scendere dal podio, a scendere dal podio, e quindi vuole prendersi almeno una medaglia. È al momento all'argento, direi quasi. Sì. Chissà però, non ce la fa, sai. Sembrerebbe Australia, USA, Repubblica Ceca, così anche in grafica. Sì, bellissima gara della Knapova, che comunque è rimasta sempre dietro, è risalita fino alla terza posizione, ma superiore a tutte è stata questa ragazza. 7.14 il suo crono, discreto tempo. È andata a salire dall'inizio fino alla fine, mantenendo comunque un elevato gesto tecnico. Era strana, come Knapova è quarta, quinta fino agli ultimi 150 metri. Se avesse avuto la forza di partire prima, qualcosa di meglio avrebbe potuto raccogliere certamente. Ma ci sono anche gli avversari a dettare la tua gara. Decisamente bella, bella gara quella di King Crow, l'avevi detto prima della partenza, teniamola d'occhio. E così è stato. Bellissima vogata in questo momento della partenza, tra l'altro fasi iniziali con la austriaca Magdalena Lobbing protagonista, parte molto molto bene,
rimane in testa anche fin dopo i 500 metri, poi devi cedere a chi poi è andato sul podio. Sì, era partita molto forte l'austriaca, sembrava potesse fare qualcosa di buono, invece poi è schiantata di netto, ma di sicuro il passo di queste fortissime atlete è veramente veloce, probabilmente non è riuscito a tenere una così grande velocità. Il singolo, come dicevamo, per tenerlo su bisogna comunque alimentarlo ogni colpo, sei da solo non ti concede nulla, non puoi sbagliare veramente nulla. Ed ecco qui l'ordine arriva, confermando King Crow 7.14.35, 7.16.06 per Irina Logan, 7.16.44 per Mika Knapova, 7.18.55 per Emma Twigg, poi Cina e...